Ciao a tutti. Fino a ottobre voglio tirare con l'arco istintivo, anche per capirci un po'. Farò sia un 18 metri che un 3D e vediamo un po' come va, poi decidiamo. Anche se sicuramente ritornerò al mio Smart Riser per quanto riguarda l'Indo. Però voglio capirci qualcosa anche per diversificare un po', ricordiamoci che diversificare è sempre un buon allenamento. Quindi diciamo che questo agosto e settembre lo dedico all'arco tradizionale e vediamo poi un 18 metri e un 3D come andranno. Ok, vediamo un po' il tiro. Uso le mie VAP, ho messo le alette IS3, mi sembra che vadano bene. Comunque adesso vediamo il tiro. Come vedete, la presa sulla corda può essere fino a 3 mm dalla cocca, e giusto per non toccare la cocca, quindi fino a 3 mm diciamo che siamo più o meno qua sotto il punto d'incocco. E vediamo un po' come vanno. Ovviamente non si può fare stream walking, però da quest'anno si può fare face walking. Poi eventualmente ne parliamo più approfonditamente per quanto riguarda il face walking e se ci conviene farlo, dove ci conviene farlo e come ci conviene farlo. Comunque vediamo un po' il tiro per quanto riguarda l'arco istintivo, che si chiamerà arco tradizionale dal 1° di settembre. Siamo circa 35 metri, ora vediamo dove siamo andati a finire. Abbiamo detto 35 metri. Purtroppo due errori, però un 8, tutto nel giallo, un 8 e un 6, vabbè. D'altronde 12 frecce tirate. Pazienza, ci alleniamo di più. Cominciare.